dell'Europa, una ricorrenza declinata anche al femminile. Tra gli eventi, un incontro a Firenze dedicato alla promozione dell'uguaglianza di genere. Ce ne parla Micaela Barilari. 300 sono gli anni che, secondo un recente studio dell'ONU, ci separano dalla parità di genere. Donne e uomini all'interno della nostra società, all'interno del mondo del lavoro, non occupano gli stessi spazi. Quindi significa che ancora dobbiamo lavorare, è un lavoro che dobbiamo fare proprio sulla nostra cultura per combattere gli stereotipi che in qualche maniera ancora condizionano tanto le scelte delle donne. Un cambio di passo innanzitutto culturale, una battaglia condivisa. Uomini e donne unite per l'empowerment delle donne, per un cambio della narrativa sulle donne, perché ricordiamoci che non c'è niente di sbagliato su noi donne, ma quello che è sbagliato è come spesso veniamo raccontate. Cambiare questa narrazione è fondamentale. Tutti quanti miglioreremo, perché una cultura inclusiva è una cultura più forte. Anche per questo la festa dell'Europa oggi è declinata al femminile, con una giornata organizzata dalla Toscana delle Donne, progetto della regione a favore di talenti e diritti. Incontri, esperienze, dibattiti sui diversi aspetti legati alla parità di genere, una parità che passa anche dalla rimozione degli ostacoli alla piena espressione del potenziale femminile. Vanno in questa direzione le risorse legate alla nuova programmazione dei fondi europei, quasi 320 milioni per il periodo 2021-2027 tra interventi diretti e indiretti, tra i primi gli incentivi all'occupazione femminile e ai sistemi di welfare aziendale e la formazione per l'imprenditoria. Oltre 270 milioni per interventi che riguardano la conciliazione vita-lavoro. Questi interventi indiretti riguardano per esempio l'intervento sui nidi gratis, che dovrebbe portare, diciamo, a liberare nei primi anni di vita del figlio le donne, a liberare tempo per potersi dedicare all'occupazione, o anche servizi di cura per gli anziani. Previsti anche interventi per il reinserimento socio-lavorativo delle vittime di violenza, molti poi i programmi europei e regionali in cui sono previste azioni a favore delle donne.